E torniamo a parlare di abolizione del contante. Mi ha scritto Paolo. Buonasera Mimar, torno con un altro tema che è segno dei tempi, l'abolizione graduale del contante. Abito a Mantova e leggo su un quotidiano locale datato 14 marzo 2024, cito testualmente: allo sportello senza più contanti, ASL Mantova ha avviato un percorso che prevede a partire dal 15 marzo, con conclusione il 30 giugno, la progressiva dismissione della moneta cartacea a favore degli strumenti elettronici che garantiscono tracciabilità e sicurezza. Come no? I pagamenti di ticket, di tariffe per prestazioni in libera professione, dal momento che molte visite attraverso la sanità pubblica non sono possibili se non nel 2026, o per il rilascio di documentazione clinica, le patenti, le vaccinazioni gestite agli sportelli, avvengono già nell'80% dei casi in modalità elettronica, con carte di credito e bancomat. Ora si tratta di accompagnare questo processo di riduzione dell'uso del contante sino alla completa dismissione, eccetera, eccetera, eccetera. Non mi meraviglierei se qualcuno dicesse anche: non si invochi la libertà di pagare con i contanti. Voi cosa ne pensate? E mi rivolgo in questo caso agli avvocati. Con grande e rinnovata stima, Paolo da Mantova. E sono andato nel sito della Regione Lombardia, AST Mantova, allo sportello pagamenti senza più contanti, 13 marzo 2024. E cosa scrivono? Allo sportello senza più contanti, AST Mantova ha avviato un percorso che prevede, a partire dal 15 marzo, con conclusione il 30 giugno, la progressiva dismissione della moneta cartacea a favore degli strumenti elettronici che garantiscono tracciabilità e sicurezza. Poi c'è la parte citata da Paolo. Quindi, ora si tratta di accompagnare questo processo di riduzione dell'uso del contante sino alla completa dismissione. Sarà un passaggio graduale per evitare che gli utenti siano presi alla sprovvista e si trovino in difficoltà nel momento in cui l'operatore richiede il pagamento elettronico. Avete capito? AST ha già da tempo promosso il sistema di pagamento con il circuito PagoPa, che ha notevolmente incrementato i pagamenti elettronici, riducendo gli accessi agli sportelli. L'utente può infatti ricorrere a una molteplicità di canali, fra i quali poste, tabaccherie, home banking, totem multifunzioni aziendali. E il contante? Noi vogliamo quello! Tra l'altro, l'utilizzo dei totem multifunzione, collocati nelle varie sedi di AST Mantova, permette di eseguire pagamenti elettronici senza commissione. Ma guarda un po', e c'è sempre il contentino, eh? La riscossione in contanti comporta per l'azienda costi significativi tra servizio, ritiro valori, casseforti, gestione amministrativa, oneri legati all'adeguamento dei sistemi di sicurezza antintrusione. Invece col digitale guadagnano le banche, ma dai, ma vuoi mettere? Può mettere inoltre a rischio gli operatori e nuocere alla salute in termini di passaggio di banconote di mano in mano. Ma dai, ma sono anche sporchi i soldi, siamo negli ospedali. Ma dai. E poi in qui non l'abbiamo visto nel video, no? Come la carta igienica. Sono allo studio altri canali di pagamento con l'app che faciliterà ulteriormente questo tipo di operazioni. E questo è quanto. E quindi loro vanno avanti. Loro seguono il piano, seguono l'agenda e non li ferma nessuno. Perché? Perché la gente accetta silente. Vedete come ve la vendono? Ma i soldi sono sporchi. Ma così adesso noi vi mettiamo i pagamenti senza commissioni. Ma poi c'è il rischio. Ma ti possono derubare. Ma poi inquinano. Fanno presa sul senso di colpa, che poi è quello che fanno con noi dal momento in cui nasciamo fino al momento in cui lasciamo questo corpo. Il senso di colpa. Io ti devo far sentire in colpa oppure ti devo spaventare. Questi sono i due strumenti attraverso i quali posso avere il controllo totale su di te. Avete capito? O vi devo fare il disegnino? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.